Il Signore del tempo dona a noi questo giorno per rispondere a Lui. Questo è il tempo, questo è il tempo, questo è il tempo di salvezza per noi. Questo è il tempo. Ciao bambini, quest'oggi abbiamo, ecco, la figura di Gesù che deve salutare i suoi amici, i discepoli. E che cosa dice Gesù nel salutarli? Ecco, dice quasi qualcosa che li mette in difficoltà. Vado a prepararvi un posto. Attenzione, perché Tommaso prenderà la parola e dirà: Gesù, ma noi non conosciamo dove vai. Come possiamo conoscere la strada per venire da te? E Gesù risponderà: Tommaso, il Tommaso che conosciamo molto bene, l'incredulo, che diventerà incredulo anche dopo la risurrezione, ecco, dirà a Tommaso: Tommaso, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. E allora Gesù è un percorso pedonale? È un percorso stradale? No. Gesù è una persona da seguire. Gesù è una persona da seguire nella verità per avere la pienezza di vita. Gesù è una persona da seguire nella verità per avere una pienezza di vita. E allora ecco, amici carissimi, io sono la via, la verità e la vita, ci dà la possibilità di capire che dobbiamo seguire Gesù nella verità per conquistare la vera vita, perché quella vera vita che Gesù ci dà è una vita nella felicità. Il Signore del tempo dona a noi questo giorno per rispondere a Bentrovati bambini, siamo nella quinta domenica dopo Pasqua. Il Vangelo di questa domenica è quello di Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no vi avrei mai detto vado a prepararvi un posto? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado conoscete la via. Gli disse Tommaso: Signore, non sappiamo dove vai. Come possiamo conoscere la via? Gli disse Gesù: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. Cari bambini, il Vangelo di Giovanni inizia con queste parole: Non sia turbato il vostro cuore, abbiate fede. È un testamento che Gesù dà ai suoi discepoli, ma nello stesso tempo anche a noi. Non dobbiamo lasciarci turbare dalle
cose esterne, dall'esteriorità. Anche noi oggi stiamo vivendo la pandemia e stiamo vivendo un momento di turbamento, di agitazione. Però ecco, il Signore ci dice: abbiate fede, fiducia, perché Lui è pronto a proteggerci. Inoltre il Signore dice anche: io sono la via, la verità e la vita. Chi crede in me, crede in Dio. Lui è la via del cuore, la via attraverso le nostre buone azioni, noi arriviamo al Signore. Inoltre, la verità, Lui non dice di avere la verità, ma di essere la verità. La verità che è amabile e coraggiosa, non la verità violenta, la verità presuntuosa, arrogante, perché questa non è da Dio. Inoltre, il Signore dice anche di essere la vita. È il mistero, la vita è in ognuno di noi, nel momento in cui nasciamo, nel momento in cui percorriamo la nostra vita, momento di amore, di pace e di perdono. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ecco, il Signore è anche Dio. Un abbraccio a tutti, cari bambini. Cari bambini, adesso dobbiamo eseguire l'attività. Dobbiamo scoprire chi è il discepolo che parla con Gesù. Dobbiamo mettere in ordine le parole che troviamo nel labirinto e le scriveremo sotto nei quadratini. Ecco che riusciremo a scoprire chi è il discepolo. Il Signore del tempo.